Benvenuti in questo video del corso di intelligenza artificiale. In questo video si parla di Yahoo Finance, cioè che praticamente diciamo è un sito, potete vederlo come sito, finance.yahoo. Spiego due cose, allora. E praticamente si tratta di un sito dove voi andate qua sopra e trovate un sacco di informazioni, diciamo, su ambito finanziario, sulle grandi imprese e così via. Questo tipo di informazioni, Nasdaq, queste robe qua. Non so se si può cliccare qui e vedere, vediamo cosa ci dicono. Non so che ci impiega un po' a caricare. Ok. Adesso io ne ho presa una a caso. Poi vabbè, qua c'è purtroppo un sacco di pubblicità. Però insomma vi danno delle informazioni, ci sono delle cose, no? Noi in realtà possiamo recuperare questi dati e utilizzarli dentro Python. Ci sono dei modi. Innanzitutto bisogna installare delle librerie. Una è per esempio questa, pip3 install j, che sta per Yahoo Web Finance. Ok, quindi se voi fate sta roba, io l'ho già installata, però voi installate questa cosa, premete invio e vi installa questa cosa. Come funziona? Import jfinance as jf, e così potete importare, diciamo, la vostra libreria. Poi scrivete mfst, che è una variabile. Poi richiamiamoci a Yahoo Finance e poi usiamo un oggetto che si chiama ticker. Tramite questo oggetto possiamo prenderci tutti i dati di una determinata azienda, per esempio Amazon. Questa qua è Amazon. E voi avete Amazon. Poi ce ne sono un sacco d'altre, poi le vediamo. Io posso fare, che ne so, potrei fare info uguale msft.info e poi fare print info. E se faccio così, run Python file in terminal, dovrebbe darmi, diciamo, quei dati. Forse ci metterà un po' di tempo, non so. No, eccoli qua. Un po' così. Vedete, appunto, Amazon Web Service. Queste sono una serie di dati. Adesso non si capisce granché con questi dati. Date short interest. Io adesso poi non bisognerebbe anche saperli leggere. Cioè enterprise value, per esempio. Ok. Però questi sono, diciamo, in uno stato un po' confuso come dati. Ci sono degli altri metodi. Per esempio msft.history. E poi metti period e poi si mette, che ne so, 5y, dove 5y sta per 5 anni. E poi gli chiediamo di stampare sta roba. E lui ovviamente ci metterà un po'. E diciamo sì, perché deve lavorare un bel po' di dati. Quindi immagino sia un lavoro per il computer, vabbè. Eccolo qua. E poi purtroppo qui, da quello che ho visto, ti stampa alcune cose, perché i puntini immagino salti delle cose. Però anche qua ti salta delle cose, adesso questo. Però effettivamente noi incominciamo a vedere che queste cose ci vengono stampate, queste cose qua. Vedete che parte dal 2016.
arriva il 2021, quindi vuol dire che sta effettivamente prendendo un periodo di 5 anni. Poi se noi chiudiamo sta roba, questo è Amazon, no? Per dire, mi interessa Facebook, per dire, voi scrivete FB, per esempio, e poi fai runpython file in terminal. E questo qua vi dà Facebook. Cioè, ovviamente ci metterà il suo tempo. Eccolo qua. Ok, adesso, appunto, ripeto, uno dovrebbe saper leggere bene questi dati, queste robe qua, però. E così trovate un sacco di altre cose. Adesso potremmo mettere, per esempio, ah, ecco, il vaccino, no? Per esempio, Pfizer. Pfizer PFE. Pfizer PFE. Quindi voi mettete PFE. Arrivano altri dati, cose del genere. Si possono vedere anche altre cose, per esempio cash flow uguale msft punto cash flow, e poi io qui scrivo cash flow, e quindi vediamo il flusso di cassa della Pfizer. Ah, in realtà non ci ha dato niente. Perché mi dà delle colonne, ma non c'è nulla a livello di valori. Non lo so. Non so se mettiamo qualcos'altro, se ci dà degli altri dati. No, in realtà fa sempre uguale, vabbè. Oltre a tutto questo, esiste un altro metodo per prendere questo qua. Che adesso, perché mi devo andare a recuperare un po' i dati. Yahoo underscore find, voi andate a cercare questa roba. Ecco, Yahoo find documentation. Qui ci sono una serie di cosa, adesso questo non so se. Mi sembra ci fosse una cosa di questo tipo. Quindi. Allora, questo è diverso. Allora, puliamo questa cosa qua. Così come anche questo possiamo anche chiudere. Ovviamente anche questo va installato, nel senso che si mette pip3 install Yahoo, se non sbaglio, fin, una cosa del genere, perché ce l'ho già installato. E questo è import Yahoo fin. E poi dovremmo avere una cosa di questo tipo. Perché dunque mettiamo JF, potremmo fare JF.getData.
No, probabilmente non è così. Ok, potrebbe essere una cosa di questo tipo. Vediamo un attimo se ha più senso questa cosa qua. Ok. Però ovviamente questo qua magari gli scambiamo un po' la data, mettiamo 2010. Non so se che dovrebbe essere una cosa di questo tipo. Vediamo se sta roba funziona. Ci dà un warning. Però noi questa roba in realtà non possiamo installarla. Quindi, boh, niente. Comunque, vedete, ci sono una serie di documentazioni su anche queste cose qua. Se appunto in teoria dovrebbe essere questa roba qui. E poi passata, diciamo, dovrebbe dare quel tipo di risultato come la tabella precedente in realtà. E quindi niente. Oh, aspetta, aspettate, no, aspetta, perché questo ci dà questo errore. Però noi dobbiamo stampare qualcosa. Few days, altrimenti questo non. Altrimenti ovviamente questo qua non ci darà niente. Ok, sì. Eccolo qua. Sì. Sì, no, scusate, effettivamente. Ok, sono queste robe qua. Che poi sotto certi aspetti si capisce anche meglio dell'altro. E poi potete divertirvi con quello che volete. Tipo, che ne so. Questa è la Tesla. Se voi prendete. Se questo poi ci darà sempre questo errore qua. Ecco, queste qua sono la nostra tabella. Sono, diciamo, noi possiamo prendere di fatto i dati direttamente da questi strumenti che ci sono, appunto Yahoo Finance, poi c'è anche Google Finance se non erro, però in questo momento ho deciso di appunto parlare di questo programma qua. Ok, ottimo. Ok, le cose funzionano appunto così. Dal prossimo video in poi, mia intenzione sarebbe quella di parlare di panda. Dovremmo pandas. Questa libreria qua. Perché? Perché il nostro obiettivo sarebbe adesso, questi video che verranno, sicuramente quello di cercare di prendere queste robe qua, questi dati qua finanziari. E per farci dei grafici con Matplotlib. Però quello di cui mi sono reso conto studiando un po' l'argomento è che non è possibile fare, perché poi cioè il problema è questo, che tu ti ritrovi, se tu fa, per esempio, se voi fate tipo questa roba qua e voi andate a chiedervi qual è il tipo di questo oggetto, lì vedete panda score frame data frame. Quindi se noi vogliamo pigliarci sti dati e farci qualcosa a livello di grafico, dobbiamo imparare queste cose, il data frame di pandas e queste cose qua. Quindi dobbiamo iniziare a studiare seriamente pandas.
Questo è un programma che appunto non ci servirà, diciamo, per la statistica, molto utile, diciamo molto utilizzato, diciamo, all'interno di Python, e quindi impariamo pandas. Ok, se vi è piaciuto questo video, seguitemi su Twitch, su YouTube, da dove state guardando questo video. Se mi state seguendo su YouTube, iscrivetevi al canale, con queste cose qua. Mi trovate sui vari canali social, ho una pagina Facebook, Pinterest e così via. Se no, se cercate di collegamenti in particolare col mio progetto, c'è un sito che è www.tecnofilosofi.com. Su YouTube troverete sicuramente i link in descrizione. E in più, se volete sostenere questo progetto, c'è una pagina per le donazioni che trovate, che è una money box di PayPal, che trovate sulla pagina Tecnofilosofi TV, sempre sul sito www.tecnofilosofi.com, andando proprio sulla pagina Tecnofilosofi TV nell'URL, oppure cliccando su un link a Tecnofilosofi TV. Anche magari, non lo so se metterò anche il link in descrizione, comunque questo può essere appunto un punto di riferimento. Oppure appunto, vabbè, su YouTube sicuramente ci sarà direttamente il link in descrizione della money box per sostenere, diciamo, questo canale. E poi magari ci saranno altre cose che si svilupperanno, diciamo, in futuro. Ci vediamo a una prossima lezione dove parleremo sicuramente di pandas.